Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi che un clic sul tasto iscriviti per voi è gratuito, ma per me è un enorme incentivo a fare di meglio, quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video e le live che escono sul canale. Abbiamo visto tutti quanti l'ultima live con le novità che il CDPR ha introdotto in questo titolo e come sempre siamo rimasti abbagliati e stupiti di ciò che hanno creato appositamente per Cyberpunk. Ma non siamo qua a parlare dell'lip sync, non siamo qua a parlare di Keanu Reeves, perché dai, oramai ne sappiamo quasi quanto gli stessi produttori, ma siamo qua a parlare di un paio di cose che sono uscite su Twitter e che sicuramente non tutti sanno. Iniziamo con la parte dei salvataggi. In gioco, ovviamente. Come tutti sappiamo, noi avremo tre background diversi o life path e quindi potremo in realtà giocare contemporaneamente con tre V diversi. E la domanda sorge spontanea: e i salvataggi automatici che fanno? Perché se ci pensiamo un attimo, se io inizio con un nomad, passo al corporativo e salvo, il salvataggio del nomad va a puttane. Questo ovviamente succede nel tutti i titoli fino ad ora usciti. Chiaramente potremo salvare noi, credo, manualmente, ma comunque sia il salvataggio automatico va a sovrascrivere quello precedente. Chiaramente noi poveri comuni mortali a sta cosa non ci avevamo minimamente pensato, io in primis sia ben chiaro, ma i ragazzi di CDPR sì. Ebbene, il nostro life path non influirà solo all'interno del gioco, ma anche per i nostri salvataggi. Infatti automaticamente il gioco salverà le partite in base al life path che giocheremo, così da distinguerli e rimanere dove siamo arrivati con potenziamenti e storia quando li andremo a rigiocare. Altra piccola implementazione, di cui un pezzo è andato in onda nel Night City Wire 5 e che se non avete visto la trovate qua sul canale, è per tutti i ragazzi che streamano, sia professionisti sia amatori. Ebbene, durante la live la biondina, che io amo alla follia, è veramente troppo bella, soprattutto con quegli occhi azzurri, ci ha svelato che le musiche all'interno del gioco potranno essere cambiate con musica senza copyright da noi. Quindi non saremo costretti a ridurre a zero il volume delle musiche, create tra le altre ad hoc per questo titolo, che cacchio di lavoro che hanno fatto, ma potremo sostituirle con ciò che ci aggrada. Tutto questo è per evitare per l'appunto che le live o i video vengano cancellati dalle nostre piattaforme di streaming. Ma c'è altra ancora. Qualche giorno fa un ragazzo sul gruppo italiano Facebook di Cyberpunk, trovate il link in descrizione se volete iscrivervi, ha chiesto come si poteva fare con le nudità. Ora, i canali YouTube e Twitch hanno la dicitura per essere definiti canali per adulti, ma giustamente la preoccupazione rimane e anche qua Twitter ci viene in soccorso, in quanto la risposta a questa domanda posta direttamente a CDPR ci fa scoprire che potremmo rendere pixellosi, ok, mettiamola così, tutti nudi all'interno del gioco, immagino con un'opzione. Ora, è una genialata, cioè io non ci avrei mai pensato e credo che nessuno di noi ci avrebbe mai pensato, ma a quanto pare ancora una volta CDPR ci stupisce e lo hanno fatto. Che dire quindi, la CDPR non ha pensato solo al titolo, ha pensato anche a tutto l'organismo che potrà girargli attorno. Quindi CDPR, complimenti, complimenti per quello che stai creando. Fatemi sapere nei commenti qua sotto che ne pensate, noi ci rivediamo con il prossimo video, GG a tutti quanti.